ho detto che voglio andare in Serie A. Per andare in Serie A bisogna ricreare questo gruppo. Per creare questo gruppo ci vuole del tempo. Nel calcio il tempo non esiste, esiste i risultati. Perché se tu non vinci ti mandano a casa. E per fare questo non ci bastava un mese o 2 mesi, ci voleva molto di più. Allora, siccome so come va a finire e visto che ho una certa età, preferisco andarmene cercando di aver portato il Palermo in Serie B e di non mettere il Palermo in difficoltà. Quindi questo è il principio. Perché lui giustamente dice: io non mi sento parte del progetto perché mi hai voluto te e te hai vinto, quindi tu in questo momento hai la forza di poterlo dire, ma loro non sono convinti. E sicuramente è così, sicuramente è così, sicuramente è così. E questo a me dispiace. Però ciò non vuol dire che ci hanno dato la possibilità di provare a lavorare in un certo modo, perché nessuno ce l'ha impedito. Noi abbiamo provato a lavorare in un certo modo, però lui non mi trasmetteva più a me la fiducia di sentirmi un allenatore in grado di fare di nuovo un'impresa, di portare il Palermo in Serie A. Mi faceva sentire un allenatore che doveva combattere con tanti problemi. E come ho detto prima del gruppo, gli altri problemi erano che lui non sentiva questa fiducia. Quindi non era più lui che a me mi trasmetteva serenità, ma mi portava le sue amarezze e io non ero più in grado di trasmettere a lui quell'entusiasmo che io avevo quando a volte le cose non andavano per il verso giusto. Quindi a questo punto si sono create due persone che hanno creato la possibilità al Palermo di vincere un campionato con la nostra professione, con la nostra passione. Non eravamo più gli stessi. A questo punto cosa bisogna fare? Aspettare di prendere i calci nel culo e avere soldi in banca? O lasciare i soldi e lasciare al Palermo la possibilità di fare le cose nel miglior modo possibile, perché un conto è a partire ora e un conto a fare partire il Palermo a ottobre o a fine settembre. Sarebbe stato peggio, no? Se il Palermo fosse in fondo alla classifica e noi saremmo stati cacciati. Così c'è tutto il tempo per poter lavorare. Detto questo, vi posso dire qui, io ho due sentimenti. Nel mio cuore regna la tristezza, perché il mio sogno è stare qua, abiterò qua, verrò a morire qua, ugualmente, come ho sempre detto, perché mi sento oramai integrato in questa città. Però nella mia testa mi sento sereno, perché mi sono tolto un peso, quello di portare il Palermo in Serie A per me era un peso, perché se io non avessi lottato per farlo, mi sarei sentito un fallito. E quindi io non mi voglio sentire un fallito, perché io mi voglio bene. Allora io vi dico, credo che questa è la soluzione migliore per il Palermo. Ma il gruppo non c'è più per una serie di motivi, E quali non sono? tecnici. Perché noi non lo riusciamo a capire. E i motivi sono semplici. C'erano dei giocatori che pensavano di prendere un ingaggio migliore salendo in Serie B e non l'hanno preso. Ci sono stati dei giocatori che per dirgli sì sono stati 10 giorni a casa e poi hanno preso lo stesso ingaggio che prendevano in Serie C. Ci sono tutta una serie di altre persone intorno a me, collaboratori, massaggiatori, sono tutte persone che non sono felici, perché ognuno mi ha esternato le loro amarezze. Quindi, se io vado in Serie B e invece di avere l'entusiasmo di andarmi a conquistare la Serie A, ho tutte le tristezze perché il giocatore che ha scadenza dice: ma perché non mi allunghi il contratto? Il giocatore che ha un contratto dice: ma perché a me non me lo migliori che sono promosso in Serie B? Tutte queste cose hanno rotto il gruppo. Prima non ragionavamo di queste cose. Il gruppo poi intendo tutti, tutti, tutte le persone che girano intorno a me. Poi, come vi ripeto, la cosa che ho già detto anche a loro, che sa anche il direttore, che non è un qualcosa che io voglio dire per accusare il Palermo. Il Palermo giustamente ha cambiato proprietà, ha cambiato modo di lavorare. E questo modo di lavorare presente dei tempi per metabolizzare. Questi tempi il calcio non te li dà. Io 15 giorni fa avrei dovuto dare subito le dimissioni, ma non l'ho fatto perché non volevo fuggire, ma per un semplice motivo. È venuto, ve lo dico a voi come ho già detto alla società, che poi dopo vi dico cosa mi hanno risposto, un fisioterapista, che forse lui gli avrà parlato, che si chiama Federico, e ha aggiunto
due massaggiatori, a due fisioterapisti, a tre massaggiatori che noi abbiamo. E un professore per poter fare la riabilitazione, interpellando il professor Petrucci. Allora io dico, se io mando al City, a Guardiola, gli mando due fisioterapisti e un preparatore, senza interpellarlo, secondo voi Guardiola sta zitto o dice, ma che cosa fai? Perché se io devo mettere dentro al mio gruppo delle persone, mi si vado a mandare se ho bisogno, se io non vengo interpellato, mi dovete dire se sono al centro del progetto o no. Ma questo non è una polemica, può essere un loro modo di lavorare. Io in questa maniera non mi sento al centro del progetto. Io ho detto che vado in Serie A e te lo posso giurare sulla testa di mia figlia, se non ci riesco, ci vado vicino, perché questi giocatori che hanno vinto erano giocatori, voi che lo sapevate bene, a gennaio, a febbraio, a marzo, erano considerati giocatori mediocri. Hanno fatto un risultato straordinario. Hanno fatto le ultime 12 partite 10 vittorie, di cui se ne sono fatte 6 fuori casa, che è una cosa impensabile. Quando il Palermo fuori casa non riusciva mai a vincere. Quindi se sono riuscito quest'anno, potevo riuscire anche l'anno dopo. Ma i presupposti non ci sono più, perché quello che girava intorno a me era il malumore. Allora, se io ho il malumore, non posso trasmettere quei valori. Io ho detto, il destino mi ha portato a Palermo e ho voluto essere uno che portava un messaggio d'amore, perché io, quando potevo essere deriso, che dicevo queste cose, prima quando il Palermo non andava bene, che sembrava che uno volesse cercarsi di fare il lecchino con la città con voi, erano cose che io avevo dentro e il destino mi ha aiutato a realizzarle, perché non mi sono arreso. Quando dico che Santa Rosalia mi ha permesso di arrivare a Palermo, non è per fare il lecchino con la città, perché è quello che ho sempre sentito. E ve l'ho detto quando le cose andavano male, e alla fine abbiamo vinto. A oggi, io, che ho avuto la fortuna di realizzare questo sogno, di portarmi dopo 18 anni quello che mi era stato tolto, perché me lo devo mangiare in 2 mesi? Io fra 2 mesi sarei un cretino che ha avuto fortuna di vincere il playoff, non che mi ha mandato il destino o Santa Rosalia. Dopo non ci crede la gente e dice, questo qui solo perché devo prendere un ingaggio, che oggi l'ingaggio con i tempi che corrono sono sempre soldi. Io non sono nato ricco, però neanche mi piace buttare i soldi, ma fra la dignità e i soldi io scelgo la dignità.